Come l'Abruzzo può rendersi competitivo nel settore del trasporto ferroviario merci? Se ne è parlato all'Aurum di Pescara nel corso di una mattinata di lavori alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle istituzioni e i vertici di RFI. Al TG8 il presidente della regione Marco Marsilio. Dobbiamo migliorare sul piano dei collegamenti, questo è l'impegno che con RFI stiamo portando avanti e che il governo sta onorando. Domani si rifinanzia i primi due lotti, il primo intervento di potenziamento e velocizzazione della Roma-Pescara. Abbiamo affidato i lavori all'interporto di Manuppello per fare il secondo binario a 750 metri, abbiamo dato in concessione la piattaforma, il centro merci della Marsica che era realizzato e mai inaugurato, ormai lì fermo da decenni. Stiamo lavorando nei porti grazie all'autorità di sistema portuale, al commissario della ZES per realizzare anche lì l'ultimo miglio ferroviario e stradale per creare le connessioni della logistica. Nell'area industriale della Val di Sangro la piattaforma logistica di Saletti è già una realtà, 10.000 metri quadrati attrezzati e stanno completandosi ulteriori lavori di potenziamento. Nell'accordo di coesione firmato con Giorgia Meloni ci sono i soldi per il raddoppio della linea da Fossa Cesia, dove si sta realizzando anche lì la banchina con il binario a 750 metri, e la stazione di Saletti per separare il traffico merci da quello passeggeri e quindi potenziare il trasporto ferroviario nel suo complesso. È un ricco programma di investimenti che stiamo portando avanti. Se riusciamo a realizzarlo e a completare su questa strada, l'Abruzzo diviene davvero il centro ideale per lo smistamento delle merci e per la logistica a servizio delle imprese e delle aziende e per la crescita economica del territorio.